Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Durante il concerto di apertura di Porta di Roma Live, evento organizzato dalla Galleria Commerciale di Roma Nord in collaborazione con Radio Roma, Cristiano Malgioglio ha annunciato il suo ritiro dalle scene. Questa rivelazione ha sorpreso tutti, lasciando i fan più accaniti a bocca aperta. Malgioglio, che compirà 80 anni il prossimo 23 aprile, ha dichiarato: «Tra 2 anni lascerò questo lavoro. È la prima volta che lo dico pubblicamente, ma è così. Ho bisogno di pensare alla mia vita perché ho dedicato tanto alla musica e sono molto grato per tutto l'affetto che il pubblico mi ha sempre dimostrato». Considerando la sua età, Cristiano ha deciso di prendersi del tempo per se stesso, dedicandosi solo alla sua vita. Nonostante la musica gli abbia dato tanto, è giunto il momento per lui di dire basta. Dopo l'annuncio del ritiro, il pubblico ha cercato di convincere Malgioglio a cambiare idea. Tuttavia, l'artista ha confermato la sua decisione, spiegando che non prova alcun rimpianto, ma che si tratta di una scelta di vita che prima o poi arriva per tutti. Ha aggiunto: «L'affetto che ricevo è molto importante ogni sera in cui esco a cantare. Penso che nessun altro della mia generazione possa vantare il successo che ho con i giovani e le mamme. Grazie al cielo, avendo avuto la fortuna di lavorare con Carlo Conti a tale e quale show, che unisce le famiglie e mi segue divertendosi». Malgioglio ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto e ha espresso gratitudine per la carriera che ha avuto, annunciando che si dedicherà alla sua